Ciao a tutti ragazzuoli, come state? Che dite? Tutto bene? Qui tutto bene. Sto riregistrando il video perché avevo fatto semplicemente un'introduzione troppo lunga che avrebbe rotto il cazzo a chiunque. In questo caso vado molto più snello, semplicemente avevo registrato da poco, la timeline è questa, realisticamente parlando, il video sull'ultimo film di Yorgos Lanthimos, raccontato da tutti come un capolavoro. Capolavoro secondo me non lo è neanche per sbaglio, neanche lontanamente. Ho fatto un video in cui mi arrabbio col pubblico, soprattutto con i critici da social, e quindi mi è venuta voglia di sfogarmi un po' ascoltando della musica appunto sfogante, e che capolavoro lo è per davvero. Quindi finiamo nel 1979, ascolteremo una traccia dal primo album dei Contortion di Jeff Chance, uno dei membri più importanti della new wave americana, anche lui portato alla ribalta dalla raccolta No New York, pubblicata da Brian Eno, celeberrima raccolta che ha spinto quella scena lì e l'ha portata praticamente al grande pubblico. Ovviamente stiamo parlando di una minoranza, e quindi mi riferisco al pubblico che poi un pochettino di notorietà gliel'ha data, soprattutto dal punto di vista critico e storiografico, per l'importanza che ha avuto sulla musica successiva. Prima di partire all'ascolto vi dico, non è una reaction, chiaramente conosco bene il disco. Non è neanche un approfondimento, perché semplicemente voglio ascoltare della musica per rilassarmi un pochettino con voi. Magari vi do qui lì due o tre spunti di riflessione, ma siamo qui semplicemente ad ascoltare della musica insieme. Vi colpirà molto, soprattutto se non conoscete la traccia, ovvero Design to Kill, appunto. Vi faccio vedere la copertina del disco e il titolo della canzone, appunto Design to Kill, copertina molto particolare by The Contortion. 79, io vi invito come al solito a mettere like al video se vi sta piacendo, almeno fino a questo punto, se avete il sentore che vi piacerà, e soprattutto mi raccomando iscrivetevi al canale perché è importante per seguire i prossimi contenuti che pubblicherò, soprattutto se siete interessati di musica e cinema. Andiamo all'ascolto, non mi dilungo troppo neanche adesso. Seguitemi anche su Instagram, faccio delle storie carine, apro dibattiti, mi arrabbio con le persone si arrabbiano con me, ci arrabbiamo tutti, e poi alla fine finisce che ci vogliamo bene tutti quanti. Partiamo con l'ascolto. Vai, Design to Kill 1979 dall'album By the Contortions. Allora, ve lo dico subito, avete sentito esattamente una slide guitar, ho preso oltre che la tracklist, chiaramente anche il personnel dalla pagina di Wikipedia, perché non ricordo a memoria i cognomi di tutti i membri della band. Questo matto di James Chance, oltre ad essere il sassofonista, l'alto sassofonista della New Wave, nonché uno di quelli che ha più sperimentato con questo strumento a fiato nella scena rock, è davvero un pazzo scatenato. Guardatevi qualche video suo su YouTube, perché rimarrete sicuramente molto molto colpiti. Lui, oltre a cantare, e sentiremo fra poco la voce, suona appunto il sassofono e le tastiere in realtà molto presenti, soprattutto in alcune canzoni successive dopo appunto Design to Kill. Bassista, batteria, Jody Harris la chitarra, senza la quale non avremo questo funk completamente pazzo che stiamo ascoltando, e poi c'è Pat Place alla slide guitar. Che c'entra con la new wave? Probabilmente niente. Che cosa c'entra con rock del 79? Probabilmente poco, soprattutto con quello sperimentale, ma qui abbiamo anche una slide guitar. Queste sono le cose che rendono straordinaria la musica. Adesso sentiremo arrivare la voce. A livello di genere, chiaramente si parla di un funk reinventato, abbastanza rumoristico, nonostante di rumore ce ne sia abbastanza poco, e soprattutto spericolato da un punto di vista melodico. È
per certi versi anche un po' amelodico, proprio per questa sua forza e sregolatezza. E emozionante, uno dei pochi modi per fare un funk interessante nel 79. E non dico interessante come interessante, interessante. Sopra questo c'è solo proprio del free, roba tipo pop group e affini. Andiamo avanti. From you is to give up what you steal. You got nothing to show, and you know it. You're made of butter and paste. I can taste it. I can't hurt you enough, but do you feed it? You're useless. Ain't got no excuses. Who's designed to kill? Ow! Bye. Molti di voi, soprattutto se vi trovate al primo ascolto, non avrete capito che cavolo è successo. Ve lo dico io, che appunto il disco lo conosco bene. Abbiamo sentito uno dei migliori assoli di chitarra di fine anni 70, un assolo puramente no wave, assolutamente non musicale, ma per questo estremamente eccitante. Veramente un pezzo da pelle d'oca. Questo era Jody Harris, che ha fatto questo assolo tutto stoppato, tutto stretto stretto sulle note, completamente fuori ritmo, un assolo free di chitarra. Si sentiva quello che sarebbe arrivato, ovvero qualcosa di abbastanza potente. Forse ce l'aspettavamo dal sax, James Chance lo sapeva, l'ha intuito, e ha fatto entrare questa chitarra omicida, perché killer rispetto alla questione ritmica. E wow, va tutto benissimo, stiamo appena a 2 minuti, ahimè non manca moltissimo alla fine della traccia. Questo, ragazzi, è James Brown reinventato nell'epoca della distruzione melodica rock, ok? Si prende un funk di fondamentalmente degli anni 60 e lo si decostruisce. In che modo? Non andando a deturpare il ritmo, ma la melodia, ok? Quindi su questa base andante di basso e batteria, ognuno fa quello che gli pare allo strumento. Quindi arriva questo sax abbastanza free jazz, che prende come punto di riferimento chiaramente il vate Albert Tyler, e semplicemente i chitarristi, soprattutto quelli reduci dalla lezione dei primissimi DNA, deturpano anche lo strumento chitarristico, e quindi ci ritroviamo davanti The Sent to Kill. Vai! Screamers are all up on you. They're gonna strip you raw before you're through. And I don't care what weapons you use, it just says law. You keep me amused. You wanna work beneath you, so you can slice it. You made the job done. Listen, James Brown, and now just taste it. You got the cheap poison, so I waste it. You're branded, your mind's abandoned. You're designed to kill. Oh, you're designed to kill. I said you're designed to kill. Oh. Okay, ahimè è finita. Ahimè è finita. Facciamo una cosa, vi faccio risentire l'assolo di chitarra, vediamo se lo becco. Ecco. Sentiamo bene. We'll be right back.
boh, questa è la lezione di Derek Bailey probabilmente. Comunque, questo è un funk reinventato, come vi dicevo prima, esprime tutto quella gioia di vivere che c'era nella scena newyorkese di fine anni 70, la stessa da cui è partita anche la celeberrima Lydia Lunch. Tra l'altro vi racconto questo piccolo aneddoto: Lydia Lunch, che ho visto dal vivo qui a Roma una volta, alla quale ho chiesto di farci un piccolo scatto insieme, proprio perché la vedevo molto alla mano, e lei mi ha detto no, facciamo una cosa, io mi faccio la foto con te se tu compri il mio disco. Ho detto, a parte che il vinile non saprei come leggerlo, perché a parte non c'avevo neanche l'impianto, men che meno un lettore di vinili, quindi non posso comprarti il vinile, come faccio? Mi fa, allora non ci facciamo la foto. Ti ammazza, così sei, chiaramente tutti in inglese. Lei mi ha preso in giro, che poi è rimasta lì al banchetto appunto dove si vendevano gli album, mi ha preso in giro tutto il tempo. Addirittura, mi ricordo questa cosa, non me la dimenticherò mai, si è fatta la foto con un tizio e ci si fa la foto, mi guarda e mi fa, lui ha comprato l'album, maledetta. Comunque, non approfondisco più di tanto, qualche spunto ve l'ho dato, io mi sono divertito, il video è finito qua, è durato meno di 10 minuti, che è qualcosa di miracoloso per il mio canale e per i miei standard. Spero che vi siate divertiti, comprate questo disco dei Contortions, perché il titolo è proprio buy, compratelo. Tra l'altro James Chance, Porello, è finito in povertà potente, perché vabbè, vita sregolata, vitaccia, e ha chiesto addirittura un crowdfunding, se non sbaglio, per registrare l'ultimo disco. Lui, che è uno dei più importanti della musica degli anni 70, perché partecipi di una scena altamente artistica che, nonostante volesse sputare sull'artisticità del rock decostruendolo, alla fine è riuscito in qualche maniera a fare qualcosa di ancora più artistico rispetto agli standard del periodo. Queste sono le magie di un senso musicale che probabilmente è andato perso, ok? Diciamocelo. Forse non sempre è sbagliato dire che si stava meglio quando si stava peggio. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata, iscrivetevi, mettete like, fate quello che vi pare, io e voi ci aggiorniamo ad un prossimo video. Ciao ragazzuoli!